Allora, boys, settimana 2 delle carte fantasy. Anche questa settimana, come potete vedere da schermo, avremo una bella selezione di hero, tutte carte simpatiche. Ho messo volutamente questo autore perché mi sta simpatico, legato al Barça, ce ne saranno anche altri, c'è Snyder, c'è Lucio, molto bello, abbiamo visto ieri, legato al Bayern Leverkusen. Insomma, un sacco di giocatori interessanti per quanto riguarda le hero, sperando che non ci siano disastri, perché abbiamo visto che in settimana il team 1 si sono infortunati tutti quanti. Non sappiamo la caratura del team, ci sarà sicuramente gente che spacchetterà, non sappiamo se superiore o inferiore al team 1 come valore, quello intendo. La gente spacchetterà perché comunque è una promo live, non ci saranno pacchetti però accumulati. Il grosso dell'immissione graverà sui pacchetti dello store. Non mi aspetto quindi un'immissione gigantesca per quanto riguarda i fodder, non mi aspetto un'immissione gigantesca per quanto riguarda il team, potrebbe essere leggermente meno droppato rispetto al team 1. Team 1 che comunque va detto è come ormai le ultime promo, spaccato in due. Ci sono delle carte super rare che costano milioni, anche giocatori che magari, anche in questo caso infortunati o altro, costano tantissimo per rarità, oltre al fatto che anche le squadre possono prendere bonus, perché ricordiamoci che gli upgrade sono sia prestazione individuale sia che per prestazioni di squadra. E poi ovviamente c'è una discreta fuffa che sta vicino alle categorie. Unica fascia intermedia, Çalhanoğlu, infortunato anche lui purtroppo, la Lacazette, pochi altri, insomma Konaté, che restano probabilmente, la Lacazette e Konaté, tra le migliori scelte di questo team da portare fuori dai pacchi molto probabilmente. Vediamo un po' pure chi mancherà, cerchiamo di capire che tipologia di pacchi verranno messi sta settimana. Un dato importante secondo me da sottolineare sui pacchi: i pacchi erano di qualità buona, anche con overall garantiti importanti, quelli scambiabili, c'era la quantità di roba da immettere nel negozio, ma se andiamo a rileggere la quantità di pacchi aperta, di quelli promo, è veramente veramente bassa. Vuol dire che la gente non ci sta spendendo tanto. La gente le va a trovare queste carte, però ne trova molte non scambiabili. La quantità di roba scambiabile si concentra tutta tra il venerdì e la domenica. Questo che vuol dire? I prezzi più bassi sono obbligatoriamente sul venerdì. Noi abbiamo detto che questa settimana lo erano perché poi giocavano sabato, giocavano domenica, quindi chi ha comprato venerdì è normale che portava le carte sul sabato e sulla domenica, e ci abbiamo fatto un po' di guadagno sulle flippate dei primi due giorni. E sono carte che quindi uno può fare un ragionamento, si può fare anche questa settimana, si potrà fare il ragionamento sul sabato. Probabilmente il picco di minimo del team 2 nei primi due giorni sarà nella prima sera, sul venerdì. Ci saranno i vari Çalhanoğlu che approcceranno le partite. Occhio che non tutti hanno fatto questo andamento. Quelli un po' più che avevano il turno facile, quelli che hanno più possibilità da subito di prendere qualche bonus. Quindi si potrà fare questo sulla settimana 2? Assolutamente sì. Però bisognerà trovare il giocatore che ne so, ha un turno facile. Quella sarà la prima bet. Non vanno portate alle partite, perché poi non sappiamo se giocano, come giocano, se fanno la prestazione e così via. Quindi, come tutti gli altri investimenti che facciamo in vista di carte live, non vanno portati all'evento. Dopo la partita si vanno a rivalutare. Quindi, se volete avere un po' le idee chiare su come si potrebbero muovere questi giocatori a seguito di bonus ricevuti, mancata partita fatta, mancata win e così via, prendetevi i grafici del team 1. Adesso avete degli esempi. Quindi tocca essere poi sul pezzo appena si legge qualcosa del genere. Io per esempio ce l'avevo in pila, appena si legge una notizia del genere e si va a stimare 15-20 giorni di recupero, 10 giorni di recupero, si fa uscire subito la carta, si accetta subito eventualmente una piccola perdita, però meglio accettarla subito che non accettarla subito e ritrovarsi con una carta che si dimezza. Quindi se prendete queste carte live, nel momento in cui le prendete, anche post VL, anche nel momento di calo che solitamente il team ha tra il lunedì e il martedì, perché comunque poi pure quelle che hanno fatto bonus comunque un po' di calo l'hanno avuto, quando prendete queste carte dovete assolutamente seguirle. Quindi è chiara la movimentazione che faremo anche sul team 2. In affiancamento come carta gameplay si potrà fare altro? Sì, perché questa promo abbiamo già detto che non prevede le Evo. Infatti questa settimana qualche Evo è arrivata, ma sono arrivate Evo collaterali, Evo generiche o Evo di Hero, niente di particolarmente impattante. Quindi i pericoli sono stati legati solo ai competitor diretti nel team per le carte vecchie o a qualche SBC.
sul nuovo team, quindi comparto gameplay mi muoverei come fatto questa settimana qui, prendendo le carte del team e facendo investimenti su carte magari solide, vecchie, che comunque manterranno la loro flippabilità per la VL e quant'altro. Lato SBC sappiamo già, non l'hanno detto, però insomma, cioè, più o meno l'hanno mezzo ufficializzato. Ci saranno anche questa settimana due Hero SBC. Se continuiamo su questa tipologia di release, non mi aspetto, insomma, grossa movimentazione legata alle cheapest per l'utilità di quell'SBC. Però sappiamo che questa settimana c'è stato l'Hero, si refresha pure in settimana, e dovremmo tornare sulla domenica con una nuova SBC icon. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, è l'icona di domenica, quella generica di domenica. No, assolutamente no, è un'icona singola. Quello che è messo qui probabilmente è un'icona base che può arrivare in questa settimana. I leaker non si sono sbilanciati su chi potrebbe essere, sono state avanzate solo delle ipotesi, non c'è nessuna notizia ufficiale, ipotizzando che sia un'icona di qualità buona, quindi da 800k, 1 milione a salire. Un giocatore come Cruyff, un SBC da 2 milioni e mezzo aiuterebbe tantissimo, perché manca poi effettivamente quell'SBC grossa. Sono ipotesi, non c'è nessuna informazione che va in questa direzione e possa essere accomunata a un leak. Sono solo delle ipotesi. Perché è così importante? Perché ovviamente, mancando tutta questa situazione di richiesta di overall alti, sono praticamente 4 settimane che dalle 88 a salire non serve niente, anzi direi dalle 89. Adesso si stanno un po' riprendendo, come potete vedere rispetto agli ultimi giorni, nell'ultima giornata stanno avendo delle oscillazioni, stanno un po' riprendendo proprio perché la gente sta facendo ipotesi su chi può essere questa icona. Quindi ci siamo già preparati, ci stiamo già preparando da un paio di giorni, coprendoci nel caso dovesse arrivare qualche leak. Ma visto che siamo abituati a muoverci sempre in anticipo, direi che insomma un po' di copertura sulle categorie che vengono meno utilizzate in questo momento se può fare. Se avete seguito le live, anzi vi ricordo che, diciamo ogni volta, però soprattutto per gli amici che stanno su YouTube, vi ricordo che ogni giorno sono in live su Twitch dalle ore 9:30-10. Mi trovate sul canale John Foot Universe, lo trovate il link in descrizione, potete venire a interagire con me in chat, chiedermi tutto quello che vi serve per la compravendita, ripeto, ogni giorno dalle 10 alle 13 circa. Detto questo, se eravate nella live di ieri ne abbiamo già parlato, vi siete coperti, ho una parte del budget che può essere un 30%, 40%, 50%, a seconda poi di quanto budget avete e di che anche gestione, capacità di gestione avete di questo budget, da 87 a salire. Perché sappiamo che queste categorie possono essere toccate dall'icona, ma soprattutto 87 e 88 in realtà, a prescindere da quella che sarà l'icona singola, le 87 e 88 hanno buona probabilità di essere già utilizzabili domenica per l'avvicendamento Hero Icon che abbiamo ogni settimana. Cade l'Hero, dovrebbe tornare l'icona generica. L'icona va a chiedere sempre fascia 86, 87, 88. Quindi se uno vuole coprire entrambe le possibilità, si muove prevalentemente su 87 e 88. 89 e più vengono prese per riempimento, per copertura ulteriore anche sulle categorie. Si possono inserire in questo discorso anche le 90, che già si sono riprese, perché pure queste stavano a 38. La gente ci sta investendo proprio perché, secondo me, si aspetta che l'icona sia buona. C'è ancora margine su questa categoria? Sì, c'è ancora margine, perché se l'icona è veramente buona abbiamo almeno un altro, penso, 10-15% di bin da poter andare a recuperare. Mettiamoci poi i prezzi di flippabilità, mettiamoci che noi non li andiamo a comprare a 40k, cerchiamo sempre di rosicchiare qualcosa sotto, almeno la tassa, insomma, ottimizziamo sempre su carte che possono portare un profitto. E questa è la storia bella, la storia negativa, insomma. L'altro aspetto che dovete ovviamente conoscere è che se l'icona fa schifo o addirittura viene rilasciata prima di venerdì, entro venerdì ancora non l'hanno liccata, queste categorie potrebbero andare a riperdere qualcosa sui pacchi proprio di venerdì. Però ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio, che l'immissione che ci sarà questa settimana sarà più bassa delle categorie, perché mi aspetto meno pacchi stoccati negli account, mi aspetto sempre meno gente che è disposta a spenderci FC points, l'abbiamo visto dalla quantità di pacchi aperti, quindi potrebbero andare a calare un altro po', la gente potrebbe panicare qualcosina, ma non mi aspetto tracolli clamorosi rispetto ai prezzi che abbiamo attualmente. Quindi quanto potrebbero andare a perdere le categorie venerdì rispetto ai prezzi attuali? Un 5%, la tassa, qualcosa sulla fascia centrale che magari è un po' più droppata, quindi 86, cioè 87, 88 potrebbero perdere magari, ma proprio alla peggio un 10%. Io direi che comunque il rischio per me
vale la pena correrlo già adesso, ma senza azzerarsi, cioè comprare già una buona quantità di carte, lasciandosi comunque qualche opportunità sul venerdì, quindi una fetta di budget da andare a spendere sui pacchetti, nel caso proprio l'icona non dovesse essere rilasciata prima dei pacchetti di venerdì. Va bene, siamo già mercoledì ragazzi, quindi abbiamo solo due slot, che è quello del mercoledì sera e quello del giovedì sera. Saltati questi due slot, ovviamente, se va sul venerdì, sabato, e lì poi ci sono i pacchi a compensare l'immissione, a compensare la richiesta con una buona immissione. Va bene? Copritevi se avete su queste categorie, almeno dovete avere come budget almeno 1,5 milioni per iniziare a... 1,5 milioni per iniziare a acquistare 87-88. Se avete 1,5 milioni, 2 milioni, 2,5 milioni, a salire potete integrare qualche 89. Se avete over 3 milioni, 3,5 milioni, potete integrare anche le 90. Per un 40, 50, 60% di budget, ok? Un 50% secondo me è abbastanza safe. Se volete andare oltre questo 50% di budget speso, non mi butterei solo sulle categorie super alte. Vale anche per le 91, non le ho citate, ma il discorso è analogo. Però qui deve arrivare veramente Cruyff, veramente un giocatore da 2 milioni per smuovere le 91, eh? Cioè ci vuole la rosa 89 per smuovere queste categorie qui. Quindi un giocatore molto importante. Se volete andare oltre questo 50% di budget, non andate su quelle che hanno meno probabilità di essere richieste, o comunque che vi espongono a più rischi. Pigliatevi più 87-88, perché alla peggio l'icona dovesse far cagare, avete comunque l'icona generica di domenica. Se esce un'icona buona, ovviamente quelle che si muovono prima sono 89-90, perché la gente inizia a fare prima le SBC grosse e sono quelle più rare come numero sul mercato, sono più rare rispetto alle 87, quindi oscilleranno prima. Però sappiamo che le 87 hanno doppia possibilità di servire. Questo vale per tutte le categorie alte, per i budget che ho appena citato. I prezzi di realist quali possono essere? Banalmente 87 si punterà ai 16, partiamo dai 16,5 fino a realistare a 17, 17,5, più copie avete più potete salire. Le 88 vanno ovviamente tutte quante listate over 20, quindi andrei a 23, 22, 23 minimo come range, secondo me è un buon prezzo iniziale. Poi ci regoliamo in base a quali sono i requisiti dei prossimi giorni. Se vediamo che se iniziano a salire di bin, aumentiamo anche noi i prezzi di realist. 89 andrei tra i 34 e i 35 come prezzo di realist minimi, proprio a partire da. Le 90 andrei a partire da 48-49, ok? Questi sono i prezzi più o meno indicati. 91, proprio per chi vuole integrare anche queste categorie, andrei a minimo a 64-65, cioè devono essere molto più alte, perché poi si pagano più tasse. Qui parliamo solo di carte, poche carte prese, per chi ha veramente tanto 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 budget, ok? Tutto il resto del mercato invece lo dividiamo per un altro tipo di discorso, da 86 a scendere, perché 86 a scendere potevano essere le categorie ideali per questa settimana. In realtà lo sono anche state, si sono pure riusciti a flippare un po' le 85, un po' le 86, poca roba, perché non venivano acquistate dal mercato ma venivano farmate con il 10,83. Non sono salite tantissimo, si è riuscito a guadagnare qualcosa qui, qualcosa lì. Onestamente si possono ancora tenere per la giornata di mercoledì, eviterei di portare troppe copie sul giovedì. Se avete tante copie inizierei a far uscire, fate girare poco sopra i bin, iniziate ad alleggerire un po' la pila, perché queste categorie qui secondo me devono essere acquistate tutte quante venerdì. Quindi non facciamo lo stesso discorso di copertura sugli overall alti che abbiamo fatto in vista dell'icona, ma queste qua le facciamo calare sugli spacchettamenti di venerdì. Quali potrebbero essere i prezzi di riacquisto? 1,5, 1,7 per le 84, 5K circa per le 85, sotto 7 per le 86. Diciamo che questi sono dei prezzi molto generici. Se li vediamo a questi prezzi possiamo comprarli anche senza farci troppe domande, possono essere comunque utili, quindi li andiamo a prendere. Prezzi di release saranno come al solito 2,8, 2,9 a partire da per le 84, 6,5 minimo, ma io direi pure 6,9 per le 85, 8,5, 9 per le 86 minimo. Se vanno a 7, 8,5, 9, no, più 8,9, sì, insomma, a cavallo dei 9K va bene come prezzo di realist per partire. Poi ovviamente listerete anche un po' più alto, qualcuno a 9,5, qualcuno a 10 e così via. Sono carte che ovviamente
servono per i contenuti piccoli, quindi le party bag, per i pacchettini generici. Questa settimana abbiamo avuto il 10x83. Potrebbe esserci lo spazio per vedere altri tipi di contenuti che vanno a chiedere 84, 85, 86 e che ne immettono di meno di non scambiabili, va bene? Analizziamoci anche la situazione degli IF, che sono stati la categoria principale del guadagno di questa settimana. Abbiamo fatto, ma proprio tranquillamente, su queste categorie qua, 84, 85, pure per chi aveva preso le 83, 84, le aveva già comprate prima, raccoglie oggi 10, 12, alcune anche 13k a carta. Sulle 85 che stavano a praticamente 20, o se riuscivano a comprare anche sotto 20, abbiamo fatto 12k di lordo a carta, quindi vuol dire più di 10k di netto. Veramente è stata una buona settimana per gli IF. Il 10,83 questa settimana ha fatto il suo lavoro. Mi aspetto stessa oscillazione per la settimana prossima? Assolutamente no, perché queste qua non torneranno a 20. Ci faremo un refill di copertura ai prezzi che riusciremo a trovarli venerdì, tra venerdì e sabato. Direi potrebbe essere un prezzo accettabile 25, 26 se ci vanno, non lo so ragazzi, bisogna capire quante effettivamente quanti ne vengono immessi per l'ultimo tweak nuovo, insomma quante carte a fascia 85-86 si andrebbero a refillare intorno a quei prezzi lì in vista dell'icona. Perché poi abbiamo detto, se non mettono il 10x83 e non mettono un altro contenuto che ne richiede tanti, sono carte che poi non avranno una macro oscillazione, ma avranno delle oscillazioni più piccole e quindi potrebbero fare, che ne so, di nuovo 25-32. Non si faranno 10k questa settimana, se ne faranno poco meno, ma come completamento di una pila bella, ben omogenea, ben strutturata, qualche if lo andrei sempre a mettere, un 20, 25, 30 copie. Per budget però in questo caso, ormai lo sapete, gli if sono da toccare per budget, solo che ha da 2 milioni, 2 milioni e mezzo a salire. Non andrei a considerare per chi c'ha una milionata, ovviamente. Chi c'ha una milionata si piglia solo le categorie, si piglia la fascia 85, 86, 87, distribuisce bene il budget e sta a posto così. Questo è quello che c'è da fare per questa settimana. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e un follow qui al canale per altri contenuti del genere. Chiedetemi nei commenti se avete bisogno di qualche supporto, oppure passate in live come già detto in precedenza. Al prossimo video.